Quindi cosa abbiamo capito? Che Inazuma Eleven Victory Road non esce quest'anno. È uscito il nuovo e definitivo, sembra anche trailer, per Inazuma Eleven Victory Road ed è qualcosa di fenomenale. Io non ho mai visto Level 5 mettere tanto amore come questo in un trailer. Sarà che Inazuma Eleven è atteso da anni ormai? O sarà che vogliono fare le cose in grande con tutti quanti i loro futuri titoli da questo in poi? Non lo so, ma comunque sia, per motivi di copyright non posso mettere l'audio perché oltre alle voci, hanno rivelato i doppiatori, le voci, non i nomi però, abbiamo anche la sigla di apertura e ho avuto un brividino quando ho letto il nome della band, IT Pistons. IT Pistons hanno fatto la primissima sigla di apertura per Inazuma Eleven e tutte quante le altre sigle di apertura, sia per l'anime che per i giochi. Però andiamo a vedere i momenti più belli di questo trailer. Qua ci viene ovviamente presentata la scuola, ci viene presentato un Mei Sasanami e le animazioni sono state fatte dallo studio MAPPA, quindi non sono proprio gli ultimi arrivati, sono leader del settore delle animazioni in questo momento, sono sempre oberati di lavoro. Io non so come facciano ad accettare anche altri incarichi. Qua vediamo le solite nuvole che sovrastano il tutto e questo si svolge 25 anni dopo la storia di Mark e Company. Qui abbiamo anche il look dei nuovi personaggi, il che va sempre bene. Poi abbiamo il classico tipo che non porta rispetto per il calcio e quello lì era un pallone con su scritte le peggio cose, perché ovviamente, beh, se non porti rispetto per il calcio, la palla la utilizzo come meglio voglio. E ci viene anche presentata la nuova Raymon, Endo Haru, non è capitano, però comunque sia il numero 10, che è il numero dell'asso. Ora, lui viene soprannominato Raymon no Sakamosta, che sarebbe appunto il mostro del calcio della Raymon. E la voce, io vi... ora provo a mettere anche l'audio. Non ricordo di chi è. Magari voi nei commenti lo sapete, ditemelo. Ora, ecco qua la sigla di apertura, cantata dai T-Pistons, non mi metto a sottotitolarla perché se ne passa il tempo, però questo qui è motore di gioco, non è motore grafico. Quindi, ecco come appare il gioco. Ovviamente la compressione di YouTube e oltretutto quella del mio video, che è comunque stato renderizzato, non rendono giustizia per niente. E questo qui penso sia girato anche su Nintendo Switch e non PlayStation 5, perché alla fine vedremo comunque sia che viene anche supportato da PlayStation 5 il gioco. Ragazzi, potremo esplorare una mappa enorme in questo caso. Cioè, rendetevi conto, questa è la scuola, solo la scuola, è proprio a misura reale. Sembra quasi una città in scala 1:1. E quindi questo mi fa ipotizzare che potrebbe esserci un fast travel a un certo punto del gioco per spostarci da una mappa all'altra come accadeva in Galaxy. E sicuramente la zona è suddivisa in aree, sono mappe non aperte ma mappe chiuse, tipo sandbox, perché io non credo che tu possa avere veramente un open world in questo Inazuma Eleven, perché se sono così grandi le città ti perdi. A un certo punto, oppure ci metti comunque sia molto tempo per andare dal punto A al punto B. Questo è il personaggio nuovo di cui non sappiamo ancora nulla, non sappiamo a chi è collegato. Qui ci sono 4500 giocatori provenienti da tutti quanti gli altri in Inazuma Eleven. E boh, fare una squadra non sarà affatto facile, però... Poi qui vediamo la modalità online, la modalità Victory Road, che è quella appunto che ti permette di giocare online contro gli altri. Qui vediamo diversi livelli dei team avversari, il punteggio che hanno di potenza e di ranking anche credo. Partecipa al torneo online e punta alla vetta, grazie. Poi qui abbiamo anche lo showcase di una nuova tecnica. Boh ragazzi, secondo me stanno puntando tantissimo sull'effetto visivo in questo Inazuma Eleven, perché non possono assolutamente cannarla. A sto giro, se sbagliano, ce li mangiamo davvero. Come vediamo qui nella schermata finale, non c'è più la data di uscita 2023. Però abbiamo conferma di Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, iOS e Android. PlayStation 5, basta che fai che la versione per il 4 la butti sul 5, magari metti uno shader un po' diverso. iOS e Android, io non ho idea di come si possa giocare una roba del genere su un dispositivo mobile. Lo sapranno loro. Vedremo se riuscirà a starci con i tempi oppure perché... Perché in genere, siamo sinceri, i giochi level 5 quando non sono rushati, e si sono visti quelli rushati, senza fare nomi, Yo-Kai Watch Blasters 2, sono fatti bene, non hanno bug
grossi. Ecco qua, vediamo sul sito cosa ci dicono. Un'immagine inedita del protagonista, buio, insidioso. È possibile che un personaggio principale piaccia così? Questo sembra essere il caso, ma tu puoi. Sì, va bene. Qui Omei ha praticamente un problema che lo porta a non giocare a calcio. Endo Haru è il figlio del dio Endo. Bene, ok, mi piace. Haru possiede il dono supremo, ma non riesce a comprendere i sentimenti delle persone che si sforzano di superare le difficoltà. È un personaggio che nega tutti i personaggi precedenti di Nozomi Eleven. Praticamente a lui interessa solo di se stesso e degli altri non gliene può fregare di meno. Bravo, mi piace. Questo è un personaggio che mi piace, effettivamente. Dall'altra parte c'è un me che sta cercando di emergere, va bene. E se questi due si incontrassero, come si influenzano a vicenda? Tieni d'occhio fin dall'inizio per vedere che tipo di battaglia sarà e noi la terremo d'occhio. Ok, abbiamo quindi qua anche una piccola hint sui doppiatori. Ha deciso di non basarsi sul nome del doppiatore, ma di scegliere basandosi su come si adattasse o meno al personaggio. Bravissimi, bravissimi, così vi voglio. Inoltre questi personaggi appariranno in un Inazuma Walker. Ah, tutte le voci presenti in questo trailer, i doppiatori saranno presenti a Tokyo Game Show. Questa volta la sigla è Smile is the Goal e praticamente l'hanno cantato ovviamente i T-Pistons. Al team della sigla è stato chiesto di scrivere 10 canzoni. Volevano ricreare qualcosa di simile ad Inazuma Eleven, roba come Tachiya Garillo oppure Seishun Oden, che erano appunto le sigle di apertura e chiusura del primo Inazuma Eleven. Una critica che è stata mossa tantissimo contro questo nuovo tipo di gioco, contro la barra della tensione, è che non si potranno usare molte tecniche. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Viene fuori come un botto, sì. Come lo traduci, andrà tutto bene. Voglio che decidano quando usarlo e quale usare durante la partita, perché deve essere una cosa un pochino più strategica, ovviamente. Ha ambientato la storia a Nagasaki, quindi c'è un dialetto del Kyushu quando i personaggi parlano. Poi si potranno visitare anche alcuni luoghi, sembra. Mamma mia, guarda che bella sta mappa. Questa è una mappa, sì, disegnata a mano, però sarà una mappa di gioco. Qui fa vedere come appare un Mei sulla mappa. Ragazzi, ma che la... Guarda che... Se questa è tutta quanta la città da visitare. Questa storia ha un contenuto piuttosto estremo, ma si è rivelata fantastica. Ho pensato, voglio creare un lavoro che sorprenda di nuovo tutti. E grazie all'enorme quantità di supporto che è arrivato con il mostruoso lavoro di Inazuma Eleven, è davvero grato ridire grazie a tutti i fan. Ok, però, per dire semplicemente, lo sviluppo sta andando bene, ma stiamo rallentando. Io l'ho detto che questo non usciva quest'anno, l'ho detto! Se siamo in ritardo non possiamo dire di essere sulla buona strada. Comunque sia, non voglio scendere a compromessi su nulla e voglio produrre qualcosa di perfetto, quello che ho detto prima infatti. Rilascerò qualcosa che non deluderà anche se in ritardo. Voglio pubblicare qualcosa che possa essere giocato per circa 5 anni. Ah, probabilmente l'hardware cambierà. Perché loro sanno che sta per uscire una nuova console di Nintendo, ma non ditelo troppo in giro. Quindi cosa abbiamo capito? Principalmente che non esce quest'anno. Beh, non c'è altro di cui trattare. Abbiamo visto il trailer, abbiamo visto la pagina del blog di Level 5. Questo è quanto, amici miei. Non ci resta che aspettare il Tokyo Game Show per la data di uscita. Il Tokyo Game Show si tiene dal 21 al 24 settembre e entro quei 3 giorni, quei 4 giorni, ci verrà rivelata la data di uscita, che probabilmente sarà un generico 2024. Stavolta mi sa che ci prendo bene bene. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!